Presidente, oggi inaugurata questa casa di comunità, un grande passo avanti per la sanità lombarda, più vicina ai cittadini e al territorio. Le risposte che la sanità dà ai cittadini le rende più semplici, più accessibili e contribuisce a non mettere sotto pressione gli ospedali per risposte che possono essere rese al di fuori degli ospedali. È chiaro, queste sono già all'interno di strutture che appartengono alla regione e quindi sono più veloci, però noi stiamo cercando di arrivare a un'inaugurazione di parecchie. Entro la fine dell'anno vogliamo riuscire ad averne inaugurate almeno la metà. È il momento in cui le risposte che derivano dalla grande campagna vaccinale che è stata fatta, e su questo si deve, come ho già detto, ringraziare i cittadini che si sono sottoposti alla vaccinazione, ha dato i suoi frutti. Grazie al cielo i numeri stanno crollando, grazie al cielo io credo che sia il momento in cui vediamo una risposta ai problemi che vengono dati dalla epidemia. L'anno scorso non avevamo i vaccini, la copertura di così alta percentuale, quindi sapevamo che avrebbe potuto ripartire, sapevamo che purtroppo ci si doveva aspettare qualche ulteriore impennata. Adesso siamo un po' più tranquilli perché la percentuale di vaccinati è molto alta. Non dobbiamo dimenticare che come terza dose la regione Lombardia è la prima al mondo, non in Europa ma al mondo. Dietro di noi c'è il Giappone. Considero estremamente importante la collaborazione tra i medici e gli infermieri presenti in casa di comunità. I medici hanno la parte clinica e poi gli infermieri seguono, per esempio penso a tutto il follow up che è necessario per gli ipertesi, per i dializzati, e quindi questa collaborazione è indubbiamente un passo avanti verso la possibilità per i cittadini di avere nella casa di comunità tutti quei servizi che riguardano soprattutto le fragilità e le cronicità. Un altro punto importante è il collegamento e l'integrazione tra il sanitario e il sociale, quindi c'è un'integrazione forte che permette al cittadino di non dover avere diversi luoghi nei quali recarsi. Per esempio qua a Leno è prevista la possibilità per il cittadino di fare richiesta per entrare nell'RSA, sono 10 le RSA del territorio, il cittadino con un'unica domanda ha la possibilità di sapere a quale RSA può accedere. Il territorio vive con concretezza l'evoluzione della nuova legge, la legge 23, che riesce indubbiamente ad essere innovativa, ad essere vicino ai territori e coniugare sociale e welfare come una cosa che va presa in un suo insieme di problematiche e di criticità, e vedere medici di base, pediatri, vedere infermieri con un entusiasmo perché capiscono che lo strumento è assolutamente adeguato per poterli mettere nelle condizioni di ben operare, è chiaramente una bella soddisfazione.